visto il mancato sostegno a certe mie, diciamo, proposte, emendamenti, non mi riconosco più nell'ambito della PDL. Per cui comunico che essere dentro la partita della PDL mi io mi riconosco in dati di tu si deve allora Romano, Petrucci, Silvestri, Torrelli e poi passiamo agli acciati dell'Ossa. Allora Romano, grazie Presidente, mi pare che chi però si attenziona allora un attimo, voglio ancora ricordare una volta che per facilitare la registrazione è opportuno che i consiglieri aspettino, chiedano la parola, aspettano che il Presidente conceda loro la parola, quindi io dirò il nome del consigliere, altrimenti se non è difficile poi registrare, altrimenti il consigliere sarà costretto a dire sono Tommaso, sono, però io cedendo la parola a Tommaso nella registrazione viene fuori che parte il consigliere Tommaso. Prego consigliere Tommaso. Grazie Presidente, sindaco, assessori e colleghi consiglieri, io sono più che brevissimo, se si può, se mi si può dire questa cosa. Io aspetto e gradirei forse per a vantaggio di tutti arrivasse la risposta finalmente a quelle interrogazioni di circa tre mesi fa, quella su Mutuando un attimo Dante, no? Che parlava di orribili favelle, io le chiamerei un po' alla brasiliera orribili favelas, quelle presenti appunto di fronte all'attuale Olezzo Macello, così per essere mi ero pregurato anche di segnalare che c'era una situazione forse iniziata qualche anno fa, poi intervenuto qualche stop di cui non si conosce assolutamente il motivo, il sindaco si era comunque impegnato a far sapere un po' la situazione attuale. E poi l'altra a cui tenevo molto e credo anche tutta l'Aula si interessa, ma non solo per il problema di città, per quanto riguarda il ripristino questo è tutto come memoria, la prima soprattutto, vabbè, poi ci sarà sicuramente una risposta un po' più completa. Grazie Presidente. Consigliere Silvestri, poi per